E dalla conferenza stampa qui al centro svizzero di Vodafone, ecco la novità dell'anno, uno smartphone a 59 euro al pubblico. Ecco, lui è Davide Tacchino, è responsabile di questo settore, raccontaci questo telefono, anzi faccelo vedere, visto che ce l'abbiamo qua. È un telefono molto molto importante, anzi direi quasi eccezionale, è uno smartphone naturalmente, è uno smartphone che ha il prezzo al pubblico di 59 euro. Questo è importante perché è paragonabile a un iPhone 4S. Le caratteristiche sono estremamente all'avanguardia, perché è un prodotto da 3 pollici e mezzo di display, con il processore da 1 giga e la memoria RAM da 512 mega, e quindi è in grado di far girare tutte le applicazioni che sono presenti sul mercato. Un prodotto molto potente, dal display estremamente fluido, e poi è molto molto colorato, perché vediamo queste sono tutte le cover che saranno poi disponibili sui punti vendita, che lo rendono veramente il prodotto dell'estate Vodafone. Ok, fantastico. Ecco, sei quasi acceso, vai, sì, perfetto. Sì, sì. Sblocalo, è un Android 4.1? È un Android 4.1, esattamente, è un Android Jelly Bean, quindi col sistema operativo estremamente avanzato, e si sposa perfettamente con quella che è la strategia dei prodotti Vodafone, ovvero sia qualità al giusto prezzo. Ecco, sì, anche perché a 59 euro uno smartphone praticamente è quello, è l'oggetto giusto per democratizzare la rete. Assolutamente, giusto? Il vostro claim di oggi. Esattamente, democratizzare i trend tecnologici. Noi siamo partiti già nel 2006 con i prodotti UMTS Vodafone per abbassare i prezzi degli UMTS. Abbiamo lanciato il primo smartphone a 99 euro nel 2010, il Vodafone Ideos, e adesso con lo Smart Mini raggiungiamo la soglia dei 59 euro. Ragazzi, 59 euro, bisogna approfittarne subito. Grazie a tutti, qua da 99 secondi, da Su Digitale, Michele Ficara e Davide Tacchino, sempre senza timore. Grazie, ciao a tutti.